Sono settimane che mi trattengo, non ce la faccio più e poi continuo, insomma, ora forza, perché sono a luglio, per forza ci azzeccherai prima o poi continui a cambiare forecast. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi rispondiamo a un commento simpatico e un po' esilarante di un follower che ovviamente è confuso su alcune cose e quindi è giusto fare punto e mente locale. Quindi andremo a commentare questo commento dell'utente che ho cancellato per correttezza, si chiama Davide a prescindere, ma io ho già risposto spiegandogli che avrei fatto un video su questo commento per andare a spiegare bene alcuni dettagli, perché all'interno di questo commento ci sono una serie veramente di casini, no? Di confusioni che possono capitare ovviamente anche nel momento in cui siamo magari alle prime armi, oppure è un utente che magari è da poco che si sta approcciando a questo tipo di analisi e un po' di confusione ovviamente la si ha. Tra le altre cose, questo è un periodo di bara di congestione, quindi ancora di più produce confusione per quanto riguarda il settore delle cripto. Era carinissimo fare un messaggio di risposta a questo commento in solito stile e previsioni del tempo Paolo Fox, ma è bello anche perché mi dà la possibilità di spiegare nuovamente alcune cose e soprattutto vedere due visioni di Bitcoin che riguardano il lungo periodo, cioè il ciclo annuale di Bitcoin, che in effetti non abbiamo aggiornato negli ultimi video perché abbiamo parlato di tante cose. C'è un grafico che vi ho mostrato, vi ho fatto vedere anche più volte, di cui stiamo valutando alcune cosette, quella del mio indicatore che indicava l'ipercomprato che si è sgonfiato dopo questo massimo prima della questione dell'halving e che è ancora in fase neutrale, che indica in sostanza solo una strada dal mio punto di vista per i prossimi mesi dopo la fine di questa fase ribassista. Ma su questo grafico esistono due visioni del ciclo annuale di Bitcoin, ciclo che è in fase di chiusura adesso oppure no, in base appunto a questi due scenari che oggi andiamo a spulciare e andiamo a vedere. Quindi mi raccomando, pollicioni in su e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io il lancio del Bitcoin lo faccio, che indica che saliamo e forse può avere anche ragione, perché in realtà siamo in fase di chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, che l'altro giorno sembrava chiuso, ma poi ha cambiato idea con il pump and dump continui. Però secondo me siamo agli sgoccioli, manca veramente pochi giorni e poi vedremo il da farsi. Allora, intanto andiamo a verificare questo commento dell'utente che scherzosamente, diciamo, un po' sbotta e dice: oggi ti scrivo perché sono settimane che mi trattengo. Prima il ribasso doveva finire entro maggio, poi entro giugno, adesso forse si va in chiusura a luglio. Allora, intanto io avevo già risposto: entro maggio non l'abbiamo mai detto, non esiste nessuna possibilità ciclica che un annuale di Bitcoin potesse essere chiuso a maggio. Quindi o l'ha letto, gli ho detto, o l'hai visto su un altro canale e non sul mio, oppure ti stai confondendo a prescindere. Quindi questa cosa proprio non era possibile, mentre invece giugno e luglio assolutamente sì, e lo vediamo oggi. Poi vabbè, dice per forza ci azzeccherai se continui a cambiare forecast. Non è così. Ho capito che nessuno ha la palla di vetro, i prezzi non si possono indovinare, ma se non siamo in grado di azzeccare quello che è il ciclo annuale, quindi la parte ciclica, anche con 3 mesi di scarto, che cosa stiamo a fare? In effetti è proprio quello il problema: avere i mesi di scarto nell'analisi ciclica, che sono 3 mesi, che appunto ci danno da giugno, luglio e anche più in là. Si parla di deviazione standard della struttura ciclica di un annuale, adesso lo spieghiamo ed è un numero ben calcolato e ben definito tra le altre cose. Vado da Paolo Fox, che faccio prima, non ho mai sentito parlare di Paolo Fox per quanto riguarda la questione degli andamenti dei mercati finanziari, però sarebbe interessante in effetti chiederlo. Perché poi dice: se tu hai che anni di esperienza non sei in grado di capire il time frame, non è un time frame ma è una fascia temporale. Il time frame è un time frame che noi utilizziamo per esprimere un dato statistico, e quindi in quel caso il dato, per esempio, relativo a un time frame daily o settimanale di espressioni di dati di oscillazione di prezzi. Quindi time frame in questo caso intende probabilmente la fascia temporale. I prezzi non si prevedono, è ok. Ora neanche i tempi ciclici, accendiamo un cero alla Madonna. Allora, che poi siamo in downtrend di breve, non siamo in downtrend. Io ho risposto anche su questo: siamo in vara di congestione da ormai 3 mesi e mezzo.
senso, quanto cavolo di tempo ci vuole a chiudere un annuale? Va bene, allora Davide, rispondiamo a una serie di domande. Allora, ci sono in questo messaggio tante imperfezioni, tante veramente incomprensioni di alcune questioni. Allora, probabilmente overburn di informazioni, hai visto magari video di altri canali che ti hanno spostato l'attenzione pensando che maggio potesse essere un mese di chiusura ciclica. Non è assolutamente possibile, questo è, non è mai stato possibile, quindi non c'è questa possibilità. C'è una chiusura ciclica che è possibile fare su Bitcoin annuale a giugno-luglio, e ce n'è un'altra che addirittura va a dicembre-gennaio, dipende da come andiamo a visualizzare il ciclo annuale. Adesso andiamo a fare il recap. Poi non è una questione di avere la palla di vetro, che ovviamente nessuno può avere, è una questione di avere scenari che sono già delineati e consapevolezza su quello che sta accadendo, perché nei mercati finanziari a noi quello che serve è un vantaggio, un edge, e l'edge si costruisce analizzando gli scenari prima che questi accadano, in maniera tale che intanto noi sceglieremo sempre una strada, uno scenario in base a quelli che andiamo ad analizzare. E ovviamente se io la maggior parte delle volte andrò anche a scegliere lo scenario corretto, cioè probabilmente quello che il mercato farà, quindi sarò ovviamente a vantaggio, perché l'ho già studiato e so già come muovermi. Quando invece sarà l'altro, lo scenario che il mercato mette in essere, allora a quel punto dovremmo correre ai ripari. Però è un correre ai ripari di un qualcosa che noi già conosciamo, cioè sappiamo dov'è l'ingresso, dov'è la finestra, dov'è la porta, dov'è l'uscita, e sappiamo praticamente ogni cosa. Ecco perché analizziamo gli scenari, per non essere impreparati. Attenzione che tra le altre cose in un nanosecondo cambiano alcune questioni. Io ho fatto degli ingressi su Bitcoin anche con l'Academy eccetera, che sono durati poche ore ed erano gli ingressi precisi ed erano analisi fatte mesi e mesi or sono. Questo è il problema, i prezzi sono troppo veloci, quindi nel momento in cui abbiamo degli scenari delineati siamo in grado di sapere cosa fare. Nel momento in cui dobbiamo farlo dopo che i prezzi hanno dato il loro, la loro indicazione, diventa estremamente complesso seguire, perché ci sono tanti bias cognitivi eccetera. Quindi l'analisi degli scenari è importante, perché è come allenarsi in palestra prima di fare un decathlon, che c'è una bella differenza tra andarci dopo che hai mangiato una pizza e hai fumato due pacchi di sigarette. Allora, non è una questione poi che i cicli hanno una scarsa prevedibilità rispetto ai prezzi. A dire la verità, io non sono d'accordo sulla frase che dice ok, i prezzi non sono prevedibili, ma allora i cicli. Secondo me prezzi e tempo hanno lo stesso grado di prevedibilità rispetto all'uno all'altro, cioè non è difficile prevedere il prezzo, ma il tempo è facile prevederlo. Non è così, è la stessa identica cosa, anzi ti dirò, secondo me alcune volte è più facile prevedere l'andamento di prezzo, soprattutto nel breve periodo, che alcune oscillazioni sono abbastanza semplici da prevedere, soprattutto i breakout di alcune fasce, però ovviamente sono trend piccoli che magari non danno grandi soddisfazioni. L'analisi ciclica invece dà grandi soddisfazioni quando si tratta proprio di cicli molto grandi, tra cui per esempio l'annuale, perché lì puoi fare movimenti importanti anche del 30-40% o anche di più, laddove i prezzi non sono prevedibili, perché ovviamente i prezzi sono prevedibili nel brevissimo, non sono prevedibili nel medio-lungo, per ovvi motivi ragazzi, no, non è possibile prevedere cosa succede da qui a 20 anni, ma è molto più facile capirlo da qui a domani, e questo è ovvio. Quindi l'analisi ciclica in ogni caso ha una deviazione standard sulla base di durata di cicli di almeno il 20%. Ciò significa che se un ciclo annuale di Bitcoin standard dura circa 450 giorni, devi mettere circa 90 giorni di possibile banda più e meno. Questo significa che hai molti mesi di oscillazione, quindi poi bisogna fare un'analisi molto più accurata con l'analisi dei cicli sottostanti per capire queste cose. Quindi non è un problema dei cicli che non si prevedono, è un problema che i cicli hanno una deviazione standard del 20%, ma questo non è inficiante l'analisi, cioè non cambia nulla sull'analisi, perché tanto non è a quello che serve. A noi non ci serve l'analisi per comprendere il punto esatto dove entrare. Questo è un errore grossolano che purtroppo io sono anni che cerco di sradicare dalle menti, però io faccio il lavoro di sradicare questo errore di mentalità, e altri invece magari canali oppure altre informazioni di blog e quant'altro fanno il contrario, perché ragazzi ovviamente insomma c'è interesse magari a inventarsi storie su analisi che prevedono il futuro e cose del genere, ma questo sta anche a voi, no? Avere la capacità di comprendere che
non è assolutamente possibile. Non a questo servono le previsioni, ma servono a prepararsi e ad allenarsi. Comunque il messaggio era interessantissimo e quindi andiamo a vedere quello che è la struttura dell'analisi ciclica di Bitcoin annuale. Annuale 1 contro annuale 2. Dove siamo? Che cosa sta succedendo? E soprattutto quali sono i tempi, compresa la definizione standard dei tempi. Allora, andiamo a vedere intanto la prima versione dell'annuale di Bitcoin, quella più classica, quella più comune, quella più attesa da tutti quelli che stanno facendo analisi ciclica. Già vi dico in maniera chiara che l'analisi attuale, quella più standard, quella la prima previsione, porta una fase di chiusura del ciclo annuale di Bitcoin su questo attuale ciclo trimestrale che è iniziato su questo minimo di maggio. In pratica qui è la fase ciclica è molto chiara. Intanto già si evince che dall'inizio di tutto il bull market di Bitcoin noi abbiamo creato un ciclo annuale da 294 giorni, ciclo molto corto, cortissimo per essere un ciclo di Bitcoin che dura oltre 400 giorni. Ciò ha portato in pratica l'idea che la struttura del ciclo di Bitcoin attuale sia un doppio annuale, che si chiama biannuale, ovviamente un ciclo superiore, formato da tre onde e quindi non da due onde con due cicli da 450-450, bensì da tre onde con tre cicli da 300-300-300. Questa è la questione. Quindi in sostanza qui abbiamo avuto un primo ciclo annuale corto che è stato formato da tre cicli trimestrali, di cui uno lunghetto e gli altri più o meno normali, quindi come si vede anche qui la deviazione standard è bassa ed è nell'ordine del 20% del classico ciclo da 80 giorni di Bitcoin, quindi aggiungiamo appunto qualcosa in più, qualcosa in meno, solo questo risulta un pochino lungo, ma gli altri sono standard. Poi cosa ha fatto Bitcoin? Ha creato una cosetta particolare nel ciclo successivo, quello iniziato da settembre, ha creato un 134 giorni che in pratica sono due cicli trimestrali messi insieme che formano un ciclo unico, che è un semestrale corto, in questo caso a forma ternaria. In questo caso in pratica si vede perché è evidentissima la struttura 1, 2 e 3 di questo ciclo. Quindi anche qui questi sono due trimestrali. La forma ternaria al centro hanno un massimo e non hanno un minimo, a differenza della classica M che si va a delineare nelle strutture cicliche. Quando i cicli sono di natura ternaria mostrano la Star Wars, come si dice, navetta spaziale, quindi mostrano uno spuntone centrale, che non vuol dire che è il massimo relativo, vuol dire che non fa una struttura di minimo. Il ciclo successivo è stato da 99 giorni ed è un trimestrale classico chiuso anche con un mensile ribassista, quindi veramente l'alfabeto dell'analisi ciclica, meglio di così non si può. Dopodiché dal minimo dell'1 maggio è iniziato un altro ciclo trimestrale. Questo è tutto ciò che sappiamo con certezza sulla fase ciclica di Bitcoin. Ora andiamo a guardare il ciclo annuale. Se qui abbiamo dei cicli che, come dicevo prima, in prima ipotesi sono a forma ternaria e quindi sono tre annuali da corti da 300 e passa giorni, allora è possibile attendersi una chiusura di un ciclo annuale di Bitcoin in questa fascia di tempo, cioè tra la fine di giugno e la fine di luglio. E qui in particolar modo con questo ciclo trimestrale io ho posizionato una fine intorno al 27-26 di luglio 2024, portando in questo caso il ciclo annuale, prima ipotesi, ora vediamo anche l'altra, a 320 giorni totali e dando in pratica simmetria a quello che abbiamo visto nella prima fase della bull run di Bitcoin iniziata a fine 2022, cioè un ciclo lungo iniziale e due trimestrali, ciclo lungo iniziale e due trimestrali, quindi fatto in maniera abbastanza similare, quindi come a specchio dei cicli precedenti. Se così fosse, allora questo ciclo attuale, che è un ciclo trimestrale, difficilmente avrà la capacità di salire sopra questi massimi. E io più volte ho detto che questo sarebbe un fattore positivo perché ci toglieremo dalle scatole la chiusura del ciclo annuale.
Questo cosa significa? Che è vero, soffriamo per un altro mese e mezzo circa, ma poi abbiamo un nuovo annuale da sviluppare che potrebbe mandarci in bull run e raggiungere i massimi storici entro la fine dell'anno, il primo trimestre del 2025. Se invece non sarà così e Bitcoin accelererà al rialzo rompendo i massimi storici, allora probabilmente configurerebbe il secondo scenario del ciclo annuale. Ecco perché ho più volte detto: non voglio che rompa i massimi, non voglio che rompa i massimi in questa fase. Allora, qui in sostanza, tra pochissimi giorni avremo la ripartenza di una struttura ciclica che è il ciclo mensile di Bitcoin. Intanto lo sto facendo da oltre 40 giorni, quindi indicando che qui sta chiudendo una metà del trimestrale. Quando ripartirà la seconda parte del trimestrale, se avrà forza di fare nuovi massimi, allora lo scenario numero uno che vi ho appena detto, secondo me dobbiamo metterlo in seria considerazione, e apparirà l'ipotesi dello scenario 2 che adesso andiamo a guardare. Ma tutto lo sapremo in questo fra poco, quindi non è neanche difficile a dire la verità. Quindi non è che noi dobbiamo attendere la chiusura per vedere, dobbiamo attendere la partenza di una nuova fase rialzista di Bitcoin nei prossimi giorni, probabilmente la settimana prossima dovrebbe già iniziare, e vedere cosa fa, perché se è molto forte, allora a quel punto lo scenario 1 decade. Se invece questa fase di debolezza continua sabato e domenica, anche lunedì e martedì, in maniera più concisa, se la fase di ripartenza che avverrà non sarà forte, allora lo scenario numero 1 diventa lo scenario preferito, ed è un'informazione che vale oro, perché noi abbiamo due strutture, due strade da seguire già delineate, predefinite, e sappiamo tutto quello che dobbiamo fare nell'uno e nell'altro caso. Meglio di così non so che cosa si può fare, cioè operare in queste condizioni è veramente decisamente più facile di qualsiasi altra cosa. Comunque, a prescindere da questo concetto, poi ci sono anche altre serie di segnali. Qui c'è un test a spalle pazzesco e evidentissimo, no? Che potrebbe lanciare un breakout rialzista e quant'altro. Quindi queste cose sono interessanti. Andiamo a vedere però il secondo scenario. Non è detto che Bitcoin vada a disegnare tre cicli sottostanti che chiudano un ciclo annuale. Giusto per farvi capire un'idea precisa, il ciclo annuale in questione dovrebbe durare intorno appunto ai 900 giorni circa, diciamo che dovrebbe chiudere a maggio del 2025, da maggio in poi, e dovrebbe fare appunto qui il terzo movimento, quindi facendo in sostanza i tre cicli, 1, questo qui, 2, questo qui, e 3, quello che verrà. Questa è l'ipotesi numero 1 che abbiamo detto, ma non è detto che Bitcoin li faccia così precisi, perché a volte i mercati fanno gli stronzetti. E quindi cosa potrebbe fare? E qui interviene lo scenario numero 2. Potrebbe creare all'interno un ciclo normale, cioè un ciclo da 400 e passa giorni, 450 circa, e poi concludere con una lingua di Bayer di chiusura di questi due cicli di 6 mesi, e quindi in pratica potrebbe creare un'anomalia, fare un ciclo da 300 giorni, poi creare un ciclo normale all'interno di natura classica ad M, e poi chiudere con una lingua di Bayer che va a essere un semestrale, chiudendo e raccordando questi cicli. Queste figure sono possibili, è ovvio che io non ne parlo mai perché nel settore e su YouTube parlare di queste cose, ragazzi, è complesso. Allora preferisco farlo in Academy, perché questi video sono solo per amanti della ciclica. Chi non studia ciclica non capisce nulla di queste cose, neanche gli serve. Quindi capite bene che qui siamo in tanti e dobbiamo anche parlare di cose un po' più alla portata di tutti. In ogni caso, se fa, per rispondere alla domanda qual è l'altra fase, lo scenario numero 2, se fa questo costrutto anomalo, teoricamente sul minimo di maggio avrebbe chiuso il semestrale, e sarebbe un semestrale preciso da 230 giorni, un po' lungo ma normale per Bitcoin, che porterebbe questo punto ad essere un inizio di un semestrale, e quindi da qui in poi tutta possibilità di fare una roba del genere prima di andare a chiudere la sua struttura annuale. Questo
Questo è lo scenario numero 2. Quindi questo scenario noi lo dobbiamo considerare e attenzione, quando si evince questo scenario, tra pochi giorni, perché già la ripartenza del successivo ciclo mensile di questa fase, un mensile allargato, che è la seconda metà di un trimestrale, indicherà la strada. Se è troppo debole il secondo scenario, viene un po' meno, vale sempre con alcune condizioni, ma viene un po' meno, è meno probabile. Se invece è molto forte Bitcoin e tenta di ritornare sui massimi, questo scenario ritorna in auge. Attenzione, quindi andiamo a rispondere alla domanda: quando è la seconda parte, la chiusura di questo scenario? Arriva da qui, arriva da questo punto in poi, e non è giugno, bensì è da ottobre addirittura a novembre del 2024. Quindi abbiamo ottobre, novembre, e ti dirò di più: qualora dovesse allungare, perché fino a novembre sarebbe il primo di dicembre, qualora dovesse allungare e non fare 440 giorni, ma farlo da 4 e 90, come a volte ha fatto, può arrivare anche a dicembre. Quindi in sostanza dalla prima decade di ottobre a tutto dicembre si dovrebbe assistere a una cosa del genere. Però c'è una questione: questo scenario non viene fuori a meno che noi non andiamo a rompere i massimi, cioè se non rompiamo i massimi tra pochissimo, questo scenario viene abbandonato. Quindi in realtà è uno scenario che noi solo in questo momento stiamo tenendo in considerazione, e quindi abbiamo due fasce temporali per la chiusura dell'annuale: una che è giugno-luglio 2024, l'altra che addirittura va da ottobre a fine dicembre del 2024, e li teniamo in considerazione, ma entro pochissimo sapremo se andiamo verso l'una o andiamo verso l'altra. Quindi è a questo che ci viene incontro la ciclica, e a questo che serve, e soprattutto serve a comprendere come agire. Per esempio, in maniera molto chiara, in questo momento, se dovesse iniziare una nuova trend long, ragazzi, io vi faccio questa domanda, rispondete nella vostra mente, ora ve la do comunque la risposta: se dovesse iniziare un nuovo trend long da questo punto, cosa conviene fare a livello operativo? Fare il trade e tradarlo long o aspettare? La risposta è semplice: va fatto il trade long, perché se avviene lo scenario numero 2, noi cavalcheremo lo scenario numero 2, e quindi da quel punto probabilmente Bitcoin cercherà di rompere i massimi. Quindi io entrerò a favore di trend se inverte il trend. Se da qui io vedo solo debolezza, sto fermo e non faccio niente, aspetto, perché potremmo essere nello scenario numero 1. Ho un vantaggio informativo, che è legge che tutti i trader e tutti gli investitori vanno a ricercare, quel legge in più che ci fa essere vincenti su una marea di trader che non hanno queste informazioni, e una marea di investitori che non sanno neanche che cosa stanno facendo. Va bene, spero di aver chiarito tutto, lasciatemi pollicione, mi piace, e soprattutto commentate questo video, fatemi sapere cosa ne pensate voi. È ovviamente interessante quello che ha scritto Davide, e non è assolutamente mai una critica nei confronti degli utenti, perché quelli che sono appunto scemi io insomma non li considero. Questo non era un messaggio stupido, era un messaggio intelligente espresso in maniera anche simpatica, e ho voluto rispondere con un video perché secondo me in molti hanno questo dubbio. Spero di aver risolto anche questa idea generale, questo dubbio. Ricordatevi sempre che su YouTube siamo in tanti, io devo fare un'informazione complessiva sull'Academy, queste cose sono state sviscerate mesi e mesi or sono, ragazzi, però qui secondo me ho fatto veramente un upgrade molto interessante e soprattutto molto puntuale. Fatemi sapere cosa ne pensate, aiutatemi con i pollicioni. Ciao a tutti!